Siamo qui oggi a Belmonte per un importante avvenimento organizzato dal Centauro Club di Forno Canavese, qui il presidente Mario Ferrando. Oggi si ricordano e si onorano i centauri caduti nel corso degli anni. Sì, oggi è una ricorrenza annuale, la facciamo tutti gli anni dal 2003, con un monumento dove ci sono le targhette di tutti i nostri centauri che sono caduti nell'arco degli anni. Dai piloti ai semplici turisti. E ci troviamo qui tutti gli anni, facciamo questa benedizione, c'è la messa, un po' di ritrovo, c'è la possibilità di vedere i caschi nella teca che c'è nell'ala dell'ex voto del santuario. Un prossimo anno, 20 anni appunto dell'intitolazione di questo monumento a tutti i caduti, si farà magari qualcosa di diverso? Sì, stiamo pensando adesso, sempre avendo la disponibilità della curia o comunque di gestire col convento, riuscire a fare qualcosa in più anche per tirare un po' di più di gente, attirare un po' più di gente e risollevare un po' le sorti di questa zona che è un po' dimenticata. Tanti i piloti tesserati per il Centauro, dal cross alla velocità, una prossima premiazione con la cena di chiusura il 26 di novembre. Sì, il 26 di novembre faremo la chiusura annuale, un saluto a tutti i partecipanti, aperta a tutti, amici, simpatizzanti, tesserati, piloti, chi vuol partecipare può iscriversi, può partecipare e niente, ci sarà la premiazione di chiusura dei ragazzi del cross e di quelli che hanno fatto le varie gare di campionato.